Sconfitta pesante, amara ed ingiusta per il Castelfidardo, che paga a carissimo prezzo due sbadataggini difensive che non si possono concedere a nessuno, meno che mai all'Atletico Ascoli, compagine organizzata e spietatamente cinica che porta a casa l'intera posta in palio, che la catapulta ad un'incollatura dalla vetta della classifica. La gara l'hanno fatta sostanzialmente i biancoverdi, che hanno costruito una notevole mole di gioco con agonismo ed intensità, ma il tutto ha prodotto solo la rete in avvio di Bracone, e nel finale la generosità encomiabile non è bastata. Giulio Dori ridisegna l'undici iniziale con Cotugno preferito a Caprari ed il binomio offensivo composto da Nanapere e Braconi. Al primo affondo i biancoverdi passano, Cotugno appoggia per Fabbri, traversone davvero col contagiri del capitano, Nonni si perde Braconi che alle sue spalle insacca con facilità di testa. Il Castello in queste fasi è impeccabile, non rischiando nulla e proponendosi costantemente in avanti, come al ventesimo quando la conclusione di Braconi deviata genera solo un calcio d'angolo. Ancora Fabbri, pennello una punizione insidiosissima, testa di Boccaccini e Pompei, un po' di ginocchio, un po' di piede, se la cava in corner. Poco dopo, incertezza di Baraboglia, prova ad andarsene Fossi rasoterra con la difesa picena che se la cava. L'Atletico, fin lì non pervenuto in attacco, pareggia invece al 37esimo. Grande merito di Mini Cucci che lavora un buon pallone sulla destra. Assist al bacio per Scimia che solo Soletto non ha difficoltà a battere Osama. Ripresa è sempre il Castelfidardo a menare le danze. Al quarto d'ora bella azione di Braconi, appoggio di Nanapere per Fabbri, murato da Baraboglia in calcio d'angolo. Quasi a sorpresa al 24esimo l'Atletico la ribalta. Rimessa laterale, cross di Camilloni, Osama va a farfalle, Cleric appena entrato ed incustodito prende la mira ed indovina il 7 anche per una deviazione di Ciabuschi, comunque non decisiva. Giulio Dori mette dentro Caprari e Paponi, l'Atletico sfiora il tris al 33esimo con Traini che apre per Clerici e Ciabuschi che di testa mette alto. Ci prova in tutti i modi, il Castelfidardo con Baldini, con Gambini, con Braconi, ma gli ospiti stringono i denti ed escono indenni dai 7 minuti di recupero. Escono invece a testa bassa i biancoverdi che subiscono critiche anche ingenerose per certi aspetti, ma nel calcio la concretezza è tanta roba, quasi tutto.